a te. Piegano dei ginocchi i cieli, piegano dei ginocchi gli inferi. Pieghiamo anche noi le ginocchia, noi uomini della terra. Pieghiamo le ginocchia e gridiamo che tu sei il Signore. O Gesù, tu un giorno ci dicesti, rivolgetevi al Padre, e qualunque cosa chiederete nel mio nome, io ve la darò, Lui ve la darà. Finora non aveste chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete. O Gesù, noi vogliamo chiedere nel tuo nome, ma chi può invocare il nome del Signore se non è lo Spirito Santo? Ecco perché questa sera noi chiediamo lo Spirito, perché soltanto invocando il tuo nome nello Spirito possiamo ottenere tutto. Signore Gesù, noi invochiamo il tuo nome. Questa sera noi vogliamo gridare il tuo nome al Padre del Cielo. La Santa Chiesa ci insegna a pregare così. Ogni volta che si rivolge al Padre, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore, oppure per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio. Signore, noi questa sera vogliamo invocare il tuo nome e vogliamo gridarlo al Padre, perché Egli ci dia tutto quello di cui abbiamo bisogno. Tu ce l'hai detto, Signore Gesù, e noi crediamo alla tua parola. Ma se non è nel tuo spirito a gridare in noi, se non è il tuo spirito a gridare in noi, la nostra voce non giunge al Padre. Per questo, Signore Gesù, ti chiediamo il tuo spirito, perché nel tuo spirito possiamo gridare il tuo nome al Padre. E il Padre tuo, appena udirai il tuo nome, pronunciato nello spirito, che spirito di verità, che spirito di amore, volgerà i suoi occhi a noi e ci esaudirà. Padre del Cielo, Padre del Cielo, noi siamo qui prostrati davanti a Gesù. Nel nome del tuo diletto Figlio Gesù, noi ti chiediamo di esaudirci. È lo Spirito che grida a te, o Padre, e grida a colui che tu hai dato agli uomini, perché la parola che tu hai dato agli uomini è Gesù. È l'unica parola che tu ci hai dato, è l'unica parola che significa il tuo amore per noi, un amore salvifico, un amore che vuole la nostra salvezza. Lode e gloria a te, Signore. Signore Gesù, siamo stati battezzati nel tuo nome, siamo stati immersi nel tuo nome. Il tuo nome è stato invocato su di noi, è stato segnato su di noi. Noi portiamo il tuo nome sulla fronte. Gesù, noi siamo tuoi e il Padre tuo aprendo gli occhi ci riconosce per figli, perché portiamo il tuo nome scritto dentro di noi. Gesù, ti ringraziamo che hai scritto il tuo nome su di noi, ci hai segnati con il tuo nome, hai impresso il tuo sigillo dentro di noi. Ti ringraziamo perché siamo tuoi. Alleluia. Alleluia. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio, e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Signore, sono parole tue in Giovanni. Noi vogliamo chiedere nel tuo nome, e quello che chiediamo sarà fatto.
Ti chiediamo, Signore Gesù, di aver fede in queste tue parole. Ti chiediamo, Signore Gesù, che sia il tuo Spirito a chiedere dentro di noi, a parlare dentro di noi, perché nessuno può dire Gesù se non nello Spirito Santo, come detto nella Scrittura. Signore Gesù, noi chiediamo nel tuo nome, questa sera la salvezza. Tu sei il Salvatore, vogliamo essere tutti salvati in te. Chi invocherà il nome del Signore sarà salvo. Noi invochiamo il tuo nome, oh Signore Gesù, e ti chiediamo che questo nome sia salvifico per noi. Ti chiediamo che tutti quelli che siamo qua dentro siamo tutti nel numero dei salvati e che nessuno si perda. Noi portiamo il tuo nome sulla fronte, nel cuore, nella vita. Tutta la nostra esistenza gridi Gesù, tutto il nostro modo di operare gridi Gesù. Fa che le nostre opere, quelle opere grandi di cui tu parlavi nel testo di Giovanni, siano le opere tue, le opere di Gesù in noi. Oh Gesù, noi siamo tuoi e tu sei nostro. Noi vogliamo invocare il tuo nome sempre, vogliamo sempre essere tuoi, ma ti chiediamo questa sera nel tuo nome, ti chiediamo questa sera nel tuo nome che la tua grazia non ci manca. Ti chiediamo anche la salute del corpo nel tuo nome. Fa, oh Signore Gesù, che tutti i malati che sono in questo luogo ritrovino nel tuo nome la salute, come nel nome di Gesù Pietro guarì quello storpio. Così noi, invocando il tuo nome, vogliamo essere guariti dalle nostre malattie, per la tua gloria, oh Signore, e per l'aumento della nostra fede. Alleluia. Riferite a Giovanni quelle che avete visto. Andate e riferite a Giovanni. I ciechi conquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati e a tutti i poveri è annunciata la buona novella. Signore, fa che queste parole noi possiamo riferirle agli altri, che ancora tu guarisci i malati, che ancora tu guarisci gli infermi, che ancora le attrizzi gli storpi, dalla vista ai ciechi, l'udito ai sordi, ma soprattutto che la buona novella è annunciata ai poveri, a quelli che bramano la giustizia, a quelli che cercano aiuto, a quelli che non hanno a chi rivolgersi, se non è a te. La buona novella annunciata ai poveri, che aspettano giustizia, che aspettano amore, che aspettano comprensione. Oh Gesù, la buona novella noi annunciamo ai nostri fratelli, è la buona novella che il Regno dei Cieli è venuto, e che tu sei il Salvatore degli uomini. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli. Beati i miti, beati gli affamati, beati i puri, beati i perseguitati, perché avranno giustizia. Signore Gesù, noi siamo qui questa sera e vogliamo annunciare il tuo nome. La tua potenza non si è esaurita, il tuo nome sembra lo stesso. Tu guarisci, e guarisci ancora, guarisci questa sera. Noi non sappiamo quale guarigione tu operi in mezzo a noi. Tu operi nel nostro spirito, operi nel nostro corpo. Noi siamo sicuri della tua parola ed è per questo che ti ringraziamo. Ti benediciamo, glorifichiamo il tuo nome, Signore Gesù, perché nel tuo nome si è glorificato il Padre che ti ha mandato a noi. Alleluia. Io ti dico. Monti calamanti non scingaroia ne ianaio
fiori di muni ad aghi morenti a nostri lanusteru. Oloro ni mo cori toia ne puti sciana iune morina. Maruna e muna iani oni genera tu. Naiena iana sua, naia nona. Ne carini e non iere, iari aice. Chiamina iara no, iare da nu. Sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. L'agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. A te che siedi sul trono e a te, agnello divino, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Ecco, dopo questo primo momento di adorazione dell'agnello immolato, dopo questo primo momento di invocazione del nome di Gesù, vogliamo continuare la lode al Signore in chiave personale. Se c'è qualcuno che voglia continuare a lodare e benedire il Signore, lo faccio volentieri. Fratelli, che il Signore ti chiama nel suo santo spirito, nel suo santo amore. Grazie, Signore. Guardando la nostra sorella. Io volevo ringraziare Gesù che mi ha... Questo lo dico io. Grazie, Signore. Adesso raccomandiamo al Signore tutte quelle persone che hanno telefonato, scritto. Le diciamo che si tocca un fibroma che si riduce notevolmente. Si tratta di un fibroma di una persona di mezza età, piuttosto giovane, che al di là. Il Signore sta toccando questo fibroma. In questo momento si sta riducendo notevolmente, perché il Signore è potente, il Signore vuole fare conoscere il suo nome. Il Signore opera alcune guarigioni in questa sera, guarigioni sintomatiche di dolori in diverse parti del corpo, e una guarigione alla schiena che si raddrizza, faceva tanto male. E adesso tutto scompare come l'incanto all'istante. Ringraziamo il Signore Gesù. Ma ci sono altre guarigioni che il Signore sta operando. Crediamo nel nome di Gesù.
E anche se una guarigione non viene annunciata, non per questo la guarigione non succede. Non tutte le guarigioni sono annunciate. Per cui questa sera, siccome il Signore vuole guarire diverse persone, cominciamo a ringraziare Dio di quello che sta operando. Alleluia. Un giorno, entrando nella sinagoga, trovassi un uomo dalla mano inaridita. E allora lo chiamasti, lo facesti mettere nel centro, perché tutti potessero guardare e osservare. Poi, guardando tutti, dicesti a quell'uomo: rattrizza la mano, stende la mano. E quell'uomo che aveva la mano inaridita stese la mano destra e guarì all'istante. Signore, questa sera noi vogliamo chiedere, non con sfida, perché tu solo sei quello che guarisce, ma con fede. E chiediamo così, con le ginocchia piegate, chiediamo a te di rendere vera la tua parola, manifesta la tua parola. Signore, ti chiediamo che il tuo Santo Spirito risvegli in noi la fede, perché vogliamo chiederti la guarigione di tutti i nostri fratelli qui presenti. Vogliamo chiedere questa fede nel tuo Santo Spirito. E poi vogliamo chiedere la guarigione, così, con fede, ma con insistenza e senza esitare dentro il nostro cuore, che tutto quello che noi chiediamo tu lo conceda. E adesso, fratelli e sorelle, ci balziamo in piedi e invochiamo lo Spirito Santo, perché questa sera il Signore voglia operare in mezzo a noi. E chiediamo l'aumento della fede e dell'umiltà, la fede per credere in Lui, l'umiltà per chiedere in ginocchio che si compia in noi la Sua parola. Chi di voi ha problemi agli arti superiori e inferiori, alle orecchie, agli occhi, alla bocca, e desidera di essere guarito, si mette qui davanti. Noi pregheremo su queste persone, a scaglione, scaglione, quelli che hanno problemi agli arti superiori e inferiori, agli occhi e alle orecchie, quelli che hanno dolori alle schiene, no, tutti quanti, no, tutti quelli che hanno e vogliono essere guariti, poi vedremo a scaglioni tutti, si mettono qui davanti, è scritto che pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Noi siamo una comunità terapeutica. Qui abbiamo un carisma collettivo, che è il carisma delle guarigioni. Se noi preghiamo con fede, otteniamo da Dio guarigioni. O Spirito di Dio, aumenta la nostra fede, piega le nostre ginocchia davanti al Padre. O Padre del Cielo, Padre del Cielo, nel nome di Gesù tuo Figlio, noi ti chiediamo la guarigione per tutti quelli che sono qui presenti in questo momento e hanno problemi alla vista, alle orecchie, agli arti inferiori e superiori, alla schiena, al collo. Signore Gesù, che guarisci tutti gli ammalati, tu che guarivi tutti, o toccandoli o parlando con la tua voce, con la tua parola, Gesù, noi ti chiediamo di guarire
tutti questi malati. Scenda la tua guarigione su di noi. Scendi in questo momento la tua guarigione su di noi. Guarisci, oh Signore Gesù. Guarisci tutti. Guarisci qualcuno. Fa che noi vediamo la tua potenza in mezzo a noi. Fa che qualcuno si alzi e gridi. Veramente tu mi hai toccato. Oh Spirito di Dio, vieni. Spirito di guarigione, vieni. Spirito di guarigione, vieni. In questo momento. Io so che il Signore sta guarendo qualcuno. In questo momento. Noi canteremo in lingua al Signore. Il Signore opererà. Quelli che si sentiranno in certa maniera toccati dal Signore alzeranno poi le mani. E ci saranno tanti che alzerete le mani davanti al Signore per gridare grazie Signore Gesù. Yalirina maiarenina, yalina maiarenina, yamirana yolerono, yorena yurano. Nakara mi maiena mina na yoriva, anina yorana yorena yu. Signore, tu sei colui che guarisce. Signore, guarisci i nostri malati. Guarisci gli orecchi. Fa che noi sentiamo speditamente. Guarisci i nostri occhi. Guarisci il nostro collo, la nostra nuca, la nostra schiena, le nostre braccia, le nostre ginocchia, le nostre gambe, i nostri piedi. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù, perché tu stai guarendo qualcuno in mezzo a noi. Grazie Signore Gesù, perché la tua grazia non viene mai meno. Grazie Signore Gesù, perché stai dando a tanti di noi la cessazione di tanti dolori che ci affliggono. Perché la nostra testa si sente più alleggerita, le nostre gambe sono più agili, le nostre schiene più dritte, le nostre orecchie sentono meglio, i nostri occhi sono illuminati. Grazie Signore Gesù. Qualcuno che si è sentito toccare dal Signore, questo è sicuro, alzi la mano che si è sentito toccare dal Signore. Tu, cosa avevi tu? Cosa avevi tu? E adesso come ti senti? Avanti. Che aveva dolore al fegato. Che aveva dolori al fegato in mezzo a voi. Che aveva dolori alla schiena. Bene, adesso ritornate. E vengono qui tutti coloro che hanno tumori, cisti e simili. Perché il Signore vuole guarire. Quelli che hanno problemi gravi di salute si mettono qui davanti. Invochiamo la potenza dello Spirito. Adesso ritorna tu. Coloro che hanno problemi gravi di salute, tumori, cisti gravi o altre affezioni gravi. Signore Gesù, noi con fede ti preghiamo per questi nostri fratelli.
che hanno dei gravi problemi di salute. Tu sei grande, Signore, grande nella tua potenza, la tua potenza è potenza che guarisce. Tu sei colui che guarisce, tu sei il Signore che guarisce. Signore Gesù, noi chiediamo per tutte queste care persone che sono qui, la guarigione rotonda di tutti i loro mali in questo momento, o quantomeno l'alleviamento dei loro dolori, l'attenuazione delle loro malattie, il regresso, un processo di guarigione che si innesti in questo momento, un processo di regressione della malattia. Noi crediamo, Signore Gesù, che oggi, 3 gennaio, per alcune persone si innesta un processo di regressione di malattie gravi e che tu migliorerai la salute di molte persone, anche care, che sono lontane, per l'intercessione che noi facciamo a loro favore. Allora noi cantiamo: tu sei il mio Signore, colui che guarisce. Sono il tuo Dio, il tuo Signore, colui che tu mora l'ipofisi, tu mora l'ipofisi. Noi ti comandiamo, regredisci nel nome di Gesù di Nazareth. Tu mora la mammella, noi ti comandiamo nel nome di Gesù, regredisci nel nome di Gesù di Nazareth. Signore tocca e regredisce, il colon che viene toccato dal Signore guarisce, la tua parola mi salverà, tu sei il Signore. Due cisti scompariscono, due cisti scompariscono. Yanami mianarayona yerana Yami arayone nuro Yurino no miarin tiase Yarina mayole rano Nuriki me yena maro yena nashora Garamin tiani zeren tiano Ni amura nascere guarito. Cisti che sei nell'osso, scomparisci, cessa di tormentare questa creatura, questa giovane donna. Cista le ossa, è il comando del Signore che ti raggiunge. La persona è assente. Yanina nu na maiore catuo sciò. Shumagira nun e nuagiria no catima stora canto storò. Nanina nu camarando re uscirà no piva. Nanina ne ma quinta le credenta sciò. Siamo un veratino de canto. Da gira ni nannina non la iana no ma di mano carina io nama. Adesso voi vi alzate,
Signore, ti ringraziamo perché stai toccando i reni di una persona. Ti ringraziamo perché tu stai operando anche nel fegato di una persona che è minacciata di cirrosi. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Adesso coloro che hanno delle difficoltà, terzo round, difficoltà, soprattutto quelli che non possono superare alcuni vizi. Per esempio, chi ha vizio di alcol, chi ha vizio di droga, chi ha una catena morale che non arriva a rompere, che ha una situazione da cui vuole uscire e non può uscire, perché non ce la fa, ha bisogno di una forza particolare di Dio. Queste care persone, se vogliono venire, vengono, se vogliono restare nei posti, restino, però il Signore vuole operare, vuole rompere una catena, vuole liberare una persona dalla droga e un'altra dall'alcol, vuole liberare un uomo dal vizio del gioco ippico e dal gioco delle carte che lo sta rovinando. Signore, noi ti preghiamo per tutte queste care persone. Tu opererai almeno su una persona di quelli che ti stiamo presentando e gli darà testimonianza di quello che tu stai facendo. Noi invochiamo il tuo santissimo nome, crediamo con tutto il cuore incanto il nome di Gesù, che vale anche per tutti quelli che sono nella sala. Alcune persone sono liberate da spiriti cattivi che affollano la loro mente nella notte, che torpediscono il loro agire, per cui non si sentono di pregare, di venire in chiesa. Il Signore Gesù opererà tante liberazioni da oppressioni e le depressioni, perché è una serata che il Signore dice è la serata inaugurale dell'anno 2000 e voglio operare ancora in mezzo a voi. Io sono il Dio che guarisco, io sono colui che ritorna in mezzo a voi, Dio potente. Credete in me e camminate con me.